scenderanno in campo con la solidarietà nel cuore per una vera festa dello sport, incarnando i principi sani dello spirito di partecipazione, il rispetto delle regole e il senso di appartenenza, le due nazionali che si daranno battaglia a suon di gol nella culla del calcio fanese. Sì, mi sembra una bella conclusione di questo anno sportivo, che è stato anche per me una bella esperienza, e abbiamo deciso di unire al momento della partita, che sarà venerdì 12 giugno serale, quindi dalle 8:30 in poi, e vedrà sfidarsi la nazionale calcio prefetti contro la nazionale calcio TV. La nazionale prefettizi, coordinati dalla prefettura e dalla questura di Pesaro, ha ben radicati i principi ispiratori di questo evento, e questo ha fatto sì che il guanto di sfida lanciato è stato raccolto con gioia. Lo spirito che anima questa nazionale prefettizi è ispirato principalmente a quelli che sono i principi fondanti dell'imparzialità, del rispetto delle regole, dello spirito di servizio finalizzato al raggiungimento di un bene comune, e quello importante della solidarietà. La nazionale calcio TV in 15 anni di attività vanta ben 4.280.000 euro raccolti per eventi benefici e in soccorso di quanti ne hanno avuto bisogno, come i terremotati dell'Aquila. Molte le adesioni che stanno arrivando da parte dei giocatori della nazionale calcio TV per venire, partendo da Luca Galtieri, il mister Ma Perché, e Gianpaolo Fabrizio, il Bruno Vespa di Striscia la Notizia, Baz Bazzani, Federico Stagà, il Principe Cacca, i Manico Sport, che debutteranno direttamente nella nazionale calcio TV, che arrivano da Zelig, e molti altri nelle prossime ore. Uno spettacolo nello spettacolo sarà il Gabibbo Nazionale, che durante l'evento non si risparmierà in simpatiche e divertenti interviste e interventi a sorpresa. Tutti in campo quindi, e che vinca la solidarietà!